Al comunale di Lanciano l'Aquila devasta i rossoneri per 4-0 in una partita che doveva confermare i rossoblu di mister De Bolzan e far recuperare punti alla formazione di mister Di Pasquale, squadra ospite che si rende subito pericolosa. Zanon sul secondo palo per Michiche, il quale sponda per Di Paolo, ma quest'ultimo è in posizione di offside nonostante la palla si era insaccata in rete. Piccolo spunto offensivo da parte del Lanciano, pasticcio della difesa aquilana. Suruju si trova davanti a Domingo, ma la conclusione è troppo debole per impensierire l'estremo difensore aquilano. Al 28esimo l'Aquila passa in vantaggio, Zanon raccoglie una palla vagante, cross sul secondo palo, dove trova Bisegna che al volo con un sinistro fortissimo segna la rete del vantaggio rosso-blu. La squadra di mister Bolzan trova anche la rete del raddoppio 4 minuti dopo, corner dalla sinistra in direzione di Altare. Che sul secondo palo si tuffa e di testa infila Rossetti. Nella ripresa il Lanciano rientra con grande spirito e al 47esimo minuto sfiora il gol per accorciare. Suruju a tu per tu con Domingo ci prova col destro, ma le noci con un intervento perfetto allontana la sfera. Al 53esimo viene fischiato un calcio di rigore a favore dell'Aquila su un presunto tocco di mano di un difensore del Lanciano. Dal dischetto si presenta il solito Michiche che spiazza Rossetti e segna il gol del 3-0. Ancora l'Aquila che scappa in campo aperto, suggerimento per Pellecchia che dalla sinistra prova a incrociare, ma Rossetti risponde presente. Al 66esimo l'Aquila cala anche il poker, le noci dalla destra fa partire un cross in mezzo, arriva Kras a tutta velocità che con il piattone insacca Rossetti. Vince l'Aquila per 4-0 al comunale di Lanciano, rossoblu che rimangono a meno 2 della capolista Chieti e Lanciano che dovrà rialzare la testa per trovare i primi punti del campionato di eccellenza.